Salve a tutti da Mr. Forchetta e benvenuti alla prima puntata di Forchetta e Piron, una affascinante passeggiata nel mondo dei sapori del Carnevale di Venezia. Oggi avremo il piacere di incontrare lei, la regina del Carnevale, la regina dei dolci, la frittella. Ma per fare questo, ogni giorno avremo con noi un turista diverso che porteremo con noi a esplorare questo magico e saporito mondo. Andiamo! Signora? 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 Signorina. Oh, signorina, mi scusi, forestiera. Ehi, già si sente, una parola ho detto. Ah, e di dov'è di bello? Di Canicattì. Ah, della Trinacria. E immagino sarà a Venezia per ammirare i suoi monumenti. No. Come no? No, sono venuta a Venezia perché mi hanno detto che c'è Tiziano qui. Tiziano chi? Ma come chi? Ferro! E io sono una sua grande fan e non vedo l'ora di incontrarlo. Solo che non l'ho incontrato. E quindi? E quindi c'ho fame, sinceramente. Non ho mangiato tutta la mattina. Va bene, non si preoccupi. Vuole con me assaggiare uno dei dolci più buoni del Carnevale di Venezia? Mio, me lo chiede. Accetto. E allora andiamo alla pasticceria Rosa Salva. Rosa? Sì. Come me? Si chiama Rosa? Sì. Che coincidenza. Allora andiamo. Gian, seguici. Gian? Sì. Con noi lui. È il cameraman. Che saporito. Sì, ci segue anche lui. Andiamo. Andiamo. Allora, da Rosa andiamo a sì, mangiare. Sì, si mangia. Le panelle? Ma che panelle? Le frittelle, frittelle. Ed eccoci all'interno del laboratorio di Rosa Salva, una delle pasticcerie più antiche e rinomate della città, che ha esattamente... Beh, queste sono circa 140 anni, è dal 1879. Siamo qui per parlare della regina dei dolci, la frittella. Ci sono però frittelle e frittelle, dico bene? Sì, le frittelle ci sono quelle veneziane, che è una pasta lievitata e noi la facciamo tradizionalmente col buco in centro, e poi c'è la parigina che è venuta dopo, che è una frittella diversa, è una pasta da bignè farcita. Noi le facciamo con la crema chantilly o con lo zabaione. Oh. E quelle si possono assaggiare pure? Certo. Perciò è differente, no? Quante ne vuole? Ma quante ne vuole mangiare? Quante ne vuole mangiare? Ci avrà un metabolismo veloce, immagino, eh? No, sto solo la bilancia rotta. E questo è tutto, quindi da Antonio Rosa Salva. E Rosa? Complimenti per il nome della pasticceria, bellissimo. Va bene, da noi tutti, da Mr. Forchetta, un arrivederci a domani. E mi raccomando, approfittate delle frittelle, perché da oggi, giovedì grasso, fino a... martedì si potranno mangiare, perché poi arriva la terribile quaresima. E allora ne devo approfittare.